Non si è fatta attendere lungo la risposta del Comune di Alessandria alla lettera dei lavoratori del CISACA, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socioassistenziali del Comune dell'Alessandrino. Nel documento si parlava nello specifico del rischio concreto che a partire dal mese di gennaio prossimo non possa più essere garantita l'erogazione di contributi o servizi a cittadini e famiglie in condizioni di disagio, né la continuità del regolare pagamento degli stipendi. Tutto ciò, secondo la lettera, non è dovuto a un dissesto del bilancio del CISACA, ma al debito accumulato a causa della situazione definita disastrosa relativa alla liquidità del Comune. A queste parole il Comune di Alessandria ha voluto rispondere con un comunicato che contiene alcune dichiarazioni del sindaco Piercarlo Fabio. Sul fronte dei pagamenti, dice il primo cittadino, basta con le strumentalizzazioni politiche. La provincia, che si è detta pronta a dare 1 milione, anziché mostrarsi così pubblicamente generosa, versi quanto deve da tempo al Comune, ben 6 volte tanto quel milione. Da parte nostra, infatti, già durante l'incontro in prefettura del 7 ottobre scorso, avevamo dato la piena disponibilità ad anticipare la somma in scadenza il 30 ottobre, qualora da Palazzo Ghilini fossero arrivati i pagamenti del debito, ma purtroppo stiamo ancora aspettando. Il debito della provincia in effetti esiste, ma è guerra di cifre a riguardo ed è relativo a delle spese sull'edilizia scolastica. Altro tema di attualità è il futuro stesso del CISACA, visto che la legge impone la chiusura dei consorzi con la scadenza del consiglio di amministrazione e sembra che non sia ancora stato chiarito da quale soggetto i servizi saranno erogati in futuro. Per il futuro, appunto, dice il comunicato, esistono ipotesi diverse. Le funzioni vengono trasferite all'ASL, che si convenzionerà poi con i singoli comuni, oppure il Comune di Alessandria svolge direttamente il servizio socioassistenziale, recuperando le funzioni proprie, e i comuni del circondario, nonché altri, si convenzionano con il capoluogo. O ancora si istituisce un'azienda speciale, l'attualizzazione delle tradizionali municipalizzate, che associa tutti i comuni, Alessandria compresa. Il problema, dice il sindaco Fabio, è come fare a mantenere un livello qualitativo alto dei servizi per i cittadini. E si dovrà continuare su questo percorso mentre il consorzio è ancora in attività, accentuando la razionalizzazione dei servizi e riducendo il più possibile gli sprechi.